Oh, allora, quinta edizione del Memorial dedicata ai meravigliosi, ancora più meravigliosi dopo Guangzhou, dopo i grandi risultati al mondiale. Sì, è una ennesima festa dopo grandi risultati, in merito dei ragazzi, in merito delle squadre di cui loro appartengono, dei loro tecnici sociali e dei tecnici della federazione. Siamo molto soddisfatti, è giusto premiarli, è giusto festeggiarli. Assolutamente. Quanto è importante il risultato del nuoto in Corea e quanto può fare da traino all'intero sport italiano anche in vista di Tokyo 2020? Ma io questo non lo so, nel senso che ogni sport ha le sue caratteristiche, tutto è difficile, quindi per tutti. Noi siamo, diciamo, sindacati come una federazione leader, questo da una parte ci carica di molte responsabilità, dall'altra parte ci fa piacere, ma io sostengo che tutti quanti contribuiranno al medagliere azzurro e alla spedizione di Tokyo, quindi senza alcuna differenza. Poi ci saranno alcuni ragazzi che saranno premiati di più di altri, visto il loro valore. Noi faremo il nostro, i ragazzi faranno il loro, sperando appunto di dare un contributo. Come si sente ad avere dei campioni straordinari come Federica Pellegrini, Simona Quadarella o tre ragazzi, Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri, loro e non soltanto loro, una sfilata enorme di campioni che possono dare tantissimo alla bandiera tricolore in vista di Tokyo e non solo di Tokyo? Ma io penso che noi abbiamo una squadra molto eterogenea, dove ci sono delle punte molto esperte, che sono campioni del mondo, e abbiamo dei giovani che li vogliono emulare. Quindi questo è un mix, un cocktail, se potessimo dire in termini di festeggiamenti, proprio stasera, che è veramente esplosivo e che dà dei grandi risultati. La federazione lavora molto su creare i presupposti di emulazione. E quella è la cosa principale. Com'è stato l'incontro di stamani con il presidente Mattarella al Meraviglioso, Quirinale? meraviglioso, persona eccezionale, peraltro molto preparato nei temi di cui stamattina si è parlato, conosceva solo i nomi, conosceva i tempi e ha ricordato la passione che lui ha messo guardando la televisione, gioendo per le medaglie, e quindi è stato veramente eccezionale e noi speriamo appunto di poter meritarci anche in futuro questo suo apprezzamento. Dopo questo anno 2019 così bello, cosa può chiedere al 2020, Presidente? In fatto di risultati, ma non solo. Noi siamo una federazione sportiva e dobbiamo arrivare ai risultati. E abbiamo sicuramente anche, diciamo, il piacere di vedere quanti giovani che si stanno avvicinando alle piscine italiane, e che anche questo è un nostro preciso scopo dell'impegno. C'è chi dice che ci saranno circa 500.000 persone in più che vanno in piscina, diciamo, ad arricchire il parterre delle nostre società italiane. Questo qui è un altro risultato a cui tengo molto a sottolinearne l'importanza. In conclusione abbiamo parlato di nuoto, però non possiamo dimenticare l'oro fantastico della pallanuoto No, io parlavo in maschile senso lato, in in senso assoluto. generale, anzi oserei dire che mi è stata già fatta questa domanda, l'oro della pallanuoto ha messo in raccolta tutte le discipline sulle tribune in un tifo appassionante, che sicuramente ha colpito tutti e che ha reso veramente tangibile l'affiatamento e l'armonia che vive le nostre nazionali e che hanno vissuto le nostre nazionali in Corea. Assolutamente. Grazie mille, Grazie, Presidente, e buon grazie, lavoro. grazie, grazie.